Resto chiuso lì dentro per quasi un mese. Riuscirono a farlo dimettere grazie ad un avvocato. Si erano mobilitati in molti. Monk era un uomo molto amato. Thelonious Monk è dalla parte del soul. Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapia. L'ultimo giorno del 1956, sulle strade ghiacciate di Manhattan, un uomo al volante di una Buick Special bianca e nera perde improvvisamente il controllo e finisce contro un'altra auto. Fortunatamente, lo scontro non è grave. I due automobilisti scendono dalle rispettive vetture. Ehi, ma guarda che diavolo hai combinato! Ora mi ripagherai tutti i danni, hai capito? Mi senti? Ehi, amico, mi senti? Nessuna risposta. L'uomo che aveva causato l'incidente è completamente assente. I fiocchi di neve cadono e si posano sul suo cappotto. Il suo sguardo è fisso nel vuoto. Una volante della polizia arriva sul posto. Gli fanno qualche domanda, ma non risponde. Decidono di portarlo via, lasciando un biglietto sul parabrezza della sua auto. Psicopatico portato al Bellevue. Sapete cos'è il Bellevue? È un ospedale psichiatrico che si trova a New York, tra la 30ª East e la East River Drive. Un ospedale che tra i suoi ospiti aveva già avuto personaggi illustri come Bud Powell, Charles Mingus, Gregory Corso, Allen Ginsberg. E ora, alla lista dei presunti paranoici e schizofrenici, si era aggiunto anche lui. Thelonious Monk, il monaco del bebop. In seguito al suo ricovero, per circa una settimana, nessuno seppe dove diavolo fosse finito. Sembrava sparito. Che fine aveva fatto l'uomo che sotto il tendone del Cecil Hotel di Harlem aveva contribuito a far nascere il bebop? A dare sue notizie fu lui stesso, non appena gli fu possibile raggiungere un telefono. «Aiutami, Nelly», disse a sua moglie. «Sono in un posto orribile. Ti prego, tirami fuori di qui». Non si poteva certo dargli torto. La vita in quell'edificio di mattoni rossi recintato da un cancello alto 30 metri con punte acuminate non era piacevole. Era poco importante chi fosse. Lì dentro era solo uno dei 650 pazienti ammassati in una struttura con 600 letti. Il problema era che nessuno sapeva dire esattamente cosa non andasse in lui. Era semplicemente ritenuto un soggetto pericoloso per se stesso e per gli altri. Del resto, aveva più volte negli ultimi tempi dato dei chiari segni di squilibrio. Si dimenticava di mangiare, restava sveglio per giorni per poi crollare in sonni profondi, magari addormentandosi sul pianoforte o a casa di qualcuno. Restò chiuso lì dentro per quasi un mese. Riuscirono a farlo dimettere grazie ad un avvocato. Si erano mobilitati in molti. Monk era un uomo molto amato.
Le cose per lui ultimamente non erano semplici. Gli avevano revocato la cabaret card per possesso di droga e non poteva esibirsi. Questo significava non poter lavorare e quindi non poter supportare economicamente la sua famiglia. La sua musica, però, era arrivata lontano. In particolare una canzone, Round Midnight, intorno a mezzanotte. Comincia a sentirsi verso mezzanotte. Verso mezzanotte. Sto abbastanza bene fin dopo il tramonto. All'ora di cena comincio a diventare triste. Ma è solo verso mezzanotte che si fa dura. I ricordi riaffiorano verso mezzanotte. Verso mezzanotte non riesco più a sopportarli quando il mio cuore è con te. La vecchia mezzanotte lo sa bene. Quella canzone era finita sul giradischi della baronessa Pannonica Rothschild, che se ne innamorò perdutamente. Restò talmente ammaliata da quella grazia che decise di mettersi sulle tracce dell'uomo capace di tanta poesia. Lasciò un marito e 5 figli e volò dall'altra parte dell'oceano, a New York, ma non riuscì a trovarlo. L'incontro avvenne solo anni dopo, in un locale di Parigi. Da quel giorno, sebbene fossero agli opposti, non si separarono mai e lei gli dedicò tutta la sua vita. Fu come se Thelonious improvvisamente avesse 2 mogli, la nera Nelly e la bianca Pannonica. Un amore platonico che venne accettato in tutta la sua stravaganza dalla famiglia di Monk. Nika, come la chiamavano affettuosamente tutti quanti, si prendeva cura di lui e dei suoi affetti. Metteva a disposizione i suoi capitali e le sue amicizie per aiutarlo, per far sì che il mondo imparasse ad apprezzare come lei il suo genio. Gli regalò un pianoforte a mezza coda che subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale psichiatrico divenne il suo pensatoio. Passava tutto il giorno sullo strumento. Quel pianoforte era diventato praticamente un'estensione del bancone della cucina e il suo ripostiglio personale. Al suo interno c'erano libri, fotografie, ritagli di giornale, pennelli e tele arrotolate. Era sempre lì, vestito di tutto punto, ore ed ore ad inanellare note, a passeggiare in quella musica sofisticata e misteriosa, in quelle variazioni del crepuscolo, soffici e articolate, in quei paesaggi sempre in bilico tra la luce e l'ombra, tra la lucidità e la follia. La baronessa Nika aveva insegnato alla moglie di Monk come usare un piccolo registratore per accertarsi che tutto quello che suonasse venisse in qualche modo archiviato e messo da parte. Tutte le sue note erano preziose. Ogni momento poteva essere testimone di qualcosa di memorabile che la fragile testa di Thelonious avrebbe rischiato di perdere. Con lo stesso metodo vennero anche registrati una serie di concerti che il pianista tenne in un piccolo club di New York, il Five Spot. Buonasera a tutti voi, qui Thelonious Monk. Vedete quella splendida signora lì in fondo? Beh, sono fermamente convinto che suo padre abbia deciso di darle il nome che porta dopo aver provato a catturare una farfalla. Gli era sfuggita, ma io sono riuscito a prenderla con queste note che ho messo insieme per lei. Vi presento Pannonica. Monk era un uomo estremamente sensibile, geniale, ma difficile da gestire. Spesso non si presentava, oppure se arrivava in tempo,
si addormentava su qualche tavolo senza che fosse poi più possibile svegliarlo per farlo suonare. Eppure la sua stravaganza e le sue composizioni avevano un fascino incredibile. Tutti lo rispettavano, tutti coglievano la profondità delle sue idee e se ne rese conto in prima persona quando il 28 febbraio del 1964 strinse tra le mani una copia della rivista Time. Dalla copertina un suo ritratto ad olio lo fissava. Era uno dei pochissimi afroamericani ad aver avuto un onore del genere. Era considerato uno degli uomini più famosi del mondo. Tutti volevano sentirselo suonare e tutti volevano suonare con lui, capirne i segreti, coglierne lo spirito libero e disciplinato allo stesso modo. Il suo calendario era massacrante. I suoi obblighi contrattuali lo facevano rimbalzare da una parte all'altra del pianeta e questo non faceva altro che aggravare la sua malattia, la sindrome bipolare da cui era affetto. Le cose precipitarono durante una serie di concerti in Giappone. Dopo aver molestato gli ospiti dell'albergo in cui alloggiava, aggredì un inserviente addetto alla pulizia della piscina. Lo trovarono mezzo nudo a rastrellare le foglie cadute in acqua. Venne ricoverato d'urgenza e per sedarlo lo bombardarono di torazina, 2500 mg, quando una dose normale arriva a 50. «Sai perché ti trovi qui?» gli chiesero i medici. Lui mostrò l'anello che portava al dito. Aveva il suo nome scritto sopra. Monk. Lo capovolse e si leggeva No. Lo so. Lo sottoposero immediatamente a sedute di elettroshock. Cercavano di indurgli una reazione di qualche tipo, di svegliarlo dallo stato catatonico in cui era precipitato. Ma quello che ottennero fu allontanarlo ancora di più in quel mondo sospeso e misterioso, come le sue armonie. Una volta dimesso, si ritirò nella casa della baronessa in New Jersey, poco lontano dal fiume Hudson. Aveva un intero piano della casa con uno splendido pianoforte Steinway & Sons, gran coda, proprio fuori dalla camera da letto, sperando potesse stimolarlo. Monk si svegliava la mattina presto, si faceva la doccia, si vestiva di tutto punto, elegantissimo, e si rimetteva a letto con tutte le scarpe, dove restava immobile osservando il soffitto o mangiando gelati. Arrivavano migliaia di lettere da tutto il mondo, erano ammucchiate sotto il suo letto e tutte chiedevano il suo ritorno, ma lui era andato in ritiro, dentro se stesso. Anche i suoi amici musicisti provarono a stimolarlo. Il pianoforte fuori della sua stanza divenne meta di numerosi pellegrinaggi. C'era sempre qualcuno a suonarlo. Se Monk apprezzava quanto sentiva, lasciava la porta aperta. Altrimenti la chiudeva, sbattendola violentemente. Nel marzo del 1976, la radio della Columbia University mandò in onda uno speciale dedicato alla sua musica. Un esperto disse che Monk, nonostante suonasse spesso delle note sbagliate, aveva scritto della grande musica. Disturbato dal concetto, in uno degli ultimi sprazzi di lucidità, alzò il telefono e chiamò il centralino della Columbia. «Dite a quel tizio in onda che non esistono note sbagliate sul pianoforte!» Suonò per l'ultima volta, una mattina di dicembre del 1981. Quella mattina non si rimise a letto. Si sedette al pianoforte davanti lo skyline di Manhattan
e suonò una canzone che anni prima aveva dedicato a sua moglie. Crepuscle with Nelly. Morì tra le sue braccia a 64 anni, il 17 febbraio del 1982. Il treno del Soul oggi si ferma qui, torniamo domani sempre su radio1.rai.it. Mi raccomando, scaricate tutti i nostri podcast, tutte le nostre storie scritte da Luca Sapio e raccontate dalla voce di Luca Word. La regia è di Andrea Cacciagrano, Simona Luciani, io sono Luca Sapio e quella che vi suoniamo adesso è la nostra versione di un brano di Van the Man Morrison, Domino.